Non luogo a procedere per l'ex commissario straordinario dell'ASL Salerno Maurizio Bortoletti e il suo ex braccio destro Sara Caropreso, coinvolti nell'inchiesta del PM Roberto Lenza sull'utilizzo delle auto blu dell'azienda sanitaria. La decisione è stata assunta ieri mattina da parte del GUP Alfonso Scermino del Tribunale di Nocera. Si chiude così per i due ex dirigenti la pendenza giudiziaria che ipotizzava nei loro confronti le accuse di concorso in peculato per un presunto utilizzo improprio dei mezzi in dotazione all'azienda sanitaria. Soddisfazione è stata espressa dal legale dell'alto ufficiale, l'avvocato Franco Maldonato. Il giudice dell'udienza preliminare ha accolto la eccezione difensiva sollevata da me e dal collega Avallone, con la quale abbiamo dedotto la insussistenza della disponibilità materiale, ma anche della disponibilità giuridica delle autovetture e del personale, il cui impiego richiedeva la necessaria, inderogabile approvazione ed autorizzazione del dirigente del settore personale, della funzione centrale per il personale e del dirigente della funzione centrale logistica ed economato. Il giudice ha recepito espressamente questa eccezione nella sentenza che ha depositato in data di ieri con motivi contestuali, e perciò la vicenda per noi può dirsi felicemente conclusa.